Va ora in onda Poesie dal cuore, un programma di Sonia Biesuzze. Cari bellunesi in giro per il mondo, buongiorno a tutti voi e bentrovati. Io sono sempre Sonia Biesuzze dal programma rubrica Poesie dal cuore di Sonia Biesuzze. La poesia che vi leggo oggi si intitola Autunno. Cadono le foglie e si ingialliscono i fiori. Sono dell'autunno gli splendidi colori. Gli alberi del bosco, dagli aspetti varieggiati, rendono gli ambienti incontaminati. I paesaggi variopinti, sembra dei quadri disegnati e tinti. Iniziano le piogge e si ingrossano i fiumi, mentre gli animali si preparano i propri rifugi. La natura sembra spenta, ma è solo che si addormenta. Vi è piaciuta? Spero proprio di sì. Adesso che qui da noi siamo in autunno, mi sembrava giusta anche metterla la poesietta per l'autunno. Cosa dite? Allora, cerchiamo di capirlo un pochino. Cadono le foglie e si ingialliscono i fiori. Voi direte, cosa c'entra? L'autunno sappiamo anche noi come funziona. Eh sì, questo vi do atto. Sono dell'autunno gli splendidi colori. Forse non tutti, però tanti, penso di sì, non tutti hanno mai fatto caso che quando i colori dell'autunno iniziano un po' a spegnersi, fanno un po' di contrasto con i colori tra spenti e accesi. Per esempio, il giallo delle foglie che si ingialliscono, però ci sono anche quel rossastro di altre foglie di altri alberi che fanno contrasto con il giallo dei fiori o delle foglie stesse. Provate a immaginare una foglia sul rossetto insieme a una giallina. Non vi dà un senso di contrasto di colore? Penso proprio di sì. Gli alberi del bosco, dagli aspetti varieggiati, come tutti noi sappiamo, gli alberi sono tantissimi e ogni c'è sempre la sua specie: c'è l'abete, c'è il pino, c'è il faggio, c'è la quercia, ce ne sono tantissimi. Anche il noce, per esempio. Adesso non me ne ricordo tutti. Rendono gli ambienti incontaminati. Perché incontaminati? Non perché non ci sia lo smog, anzi, purtroppo quello c'è, speriamo che non arrivi nei boschi, nelle foreste. Ma perché incontaminati? Perché rendono l'atmosfera boschiva, della foresta o anche del bosco, quasi surreale da quanto belli sono. Ti danno un senso di pace, tranquillità, di aria incontaminata, aria pura. In effetti in un bosco c'è l'aria pura e incontaminata. Si dice sempre che la foresta, le piante, i boschi siano l'ossigeno della terra. I paesaggi variopinti sembrano di quadri disegnati e tinti. Qual è il quadro più bello che voi abbiate mai visto? Su tela naturale, se non il bosco o la foresta o la natura stessa? Con i suoi colori naturali, semplici, vivi, già, non c'è paragone, senza nulla togliere a nessun artista, che sicuramente ce ne sono anche di molto bravi, se non di eccellenti. Io credo che il paesaggio circostante a noi, la natura stessa, sia il miglior quadro, il miglior dipinto mai visto prima. Iniziano le piogge, si ingrossano i fiumi, mentre gli animali si preparano i rifugi. Eh sì, le tane per il letargo per gli animali. Eh già, dove portano il cibo da poter mangiare di quanto in quanto loro si sveglino nel mezzo del letargo. La natura sembra spenta, ma è solo che si addormenta. Per qualche mese si addormenta proprio. Diciamo non del tutto, però un dormiveglia sicuramente sì. Amici, spero che questa poesia vi sia piaciuta. Io sono sempre molto felice di leggere le poesie per voi. Mi incoraggio sempre a mandarmi qualcosa e anche oggi siamo giunti al termine della puntata. Un caloroso saluto a tutti voi bellunesi in giro per il mondo. Un ciao, un abbraccio forte forte da Sonia Biesuzze. Ciao a tutti, ciao! Avete ascoltato Poesie dal cuore, un programma di Sonia Biesuzze.